Bentornati a Soi Arezzo TV, siamo in via Fiorentina, ma prima di parlare della sicurezza stradale in via Fiorentina non possiamo non notare, Beppe, che con questa storia delle sagre siamo stati l'altra sera a quella Battifolle che si è conclusa bene, insomma, gli hanno fatto una gran pubblicità e c'è andata più gente dell'anno scorso, quindi alla fine insomma è bene se forse questo cancano non lo facevano, per gli altri, per quello della sagra ovviamente va bene così. Perché vedi come con questo fatto che nel comune di Arezzo le sagre possono durare poco, è già da un mesetto che sono molto pubblicizzate le sagre degli altri comuni. Lucignano, festa del cinghiale, 11 giorni che il comune di Arezzo non sarebbe possibile, che massimo 8, no. Quanto dice il regolamento? 8 giorni. Tagliata, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13. No, sono sempre gli stessi, scusa. Ah, scusa, ho sbagliato. Tre volte le conti. Mi confondo. Commercialista. No, sì, però, il 12 qui non c'è. Ti rivelo una cosa incredibile. Che bisogna guardare la telecamera. No. Ti chiede sempre le spalle. E soffermi. Vabbè. E chi gira l'altra lì. Vabbè. Allora, ascolta. Vabbè, quindi come vedi, passato il comune, facciamo quello giustamente, che è il regolamento del comune di Arezzo. Però fuori si fa quello che vogliamo. Non solo, si fa ristorante, pizzeria, birreria, serate a tema, con fiabi e bambini, c'è un po' di tutto, po' di dai. Tutto. Cioè, vabbè. Anche qua c'è la tombola, Paradise, no, Paradise non è un gruppo. Se ti vuoi divertire, c'è a De Castiglio Fibocchi una bella serata, visto che c'è la 10ª edizione della corrida che è presente. Addirittura, Antonella e Lia, se ti vuoi divertire, questo è uno spettacolo. Ma pensa che questa è famosa la corrida di Cassio Fibocchi, è famosa. Sì. Antonella Elia ha fatto la corrida veramente con Corrado. Esatto. Tra l'altro ci sei anche tu, il vincitore della Sai l'ultimo. Va bene. Ma grande cabaret, il bicio, l'antidepressivo naturale. Bah. Addirittura. Bah. Vabbè, meglio naturale che lo psicofarmaco. Ci credo. Senti un po', come dice qualcuno di nostra conoscenza. Siamo in via Fiorentina perché sai che qui ci sono, facciamoci seri perché l'argomento è molto serio, è una zona che ci sono stati degli incidenti anche gravi, anche mortali, anche sulle strisce. Sì, proprio in questo punto hanno fatto questo rialzetto che diciamo attutisce un po', invita gli automobilisti a rallentare. Questo è un altro più avanti davanti alle scuole. Quindi, però il tratto, ci dicono i residenti, rimane pericoloso perché la sera è poco illuminato quando insomma è buio e secondariamente perché le macchine comunque sfrecciano sempre a velocità abbastanza sostenute, quindi è un pericolo per i pedoni. Sì, ma poi tutto quello che si è detto che si sarebbe fatto per la sicurezza di Fiorentina, si è fatto soltanto quello, questo passaggio pedonale e l'altro e basta, non si è fatto altro. Guarda come arrivano. Non è stato fatto altro. Quindi le macchine qui sfrecciano, la strada è tutta dritta, invitante, larga, e quindi le macchine camminano, non c'è niente da fare. E non so, forse metterci un tutor, inizio, fine. Con la tua strada? Sì, costa un bel po', ma d'altronde... Ma l'hanno messa in zona urbana da qualche parte? No, assolutamente non si l'hai posso... inventato te adesso? Ho detto io, perché sai, per incassare l'inventerei, no? Però non solo incassare, ma anche per dare sicurezza alla gente. Però a proposito di tutor, se tu vieni rilevato, no, calcola la velocità media, sì, è una curiosità. Tu passi dal tutor, sì, poi ti fermi all'autogrill, sì, è chiaro che la tua velocità media, il dato è falsato. Sì, sicuramente sì, perché prende il tempo di partenza e il tempo di arrivo. E poi sarei andato anche a 220, poi ti sei fermato, quindi... Esatto, cosa che facciamo spesso. Ogni tanto facciamo, però. Facciamo, sì. E cosa sì? Oddio, ma volete un'altra cosa, però va bene, fatto va bene. Fuggire adesso. Comunque sia. A proposito del tempo, io mi ricordo una volta in autostrada mi sono fermato a pranzo e ho fatto una riunione in un'area di servizio. Quando sono uscito mi ha detto che ci avevo messo troppo. Infatti mi è toccato andare là a spiegare perché ci avevo messo così tanto. Non pensavano che da Firenze a Arezzo ci avessi messo così tanto. C'era, capito? Qualcosa che non andava. Secondo me qualcosa non andava, e non andava perché non è finito a mangiare e quindi avevo anche una riunione e col cielo che fa tutto. Sai cosa notavo? Che proprio in prossimità di queste strisce non mi pare che ci sono delle luci, forse lì sotto. Sì, ma non funzionano quasi per niente, quasi per niente. Addirittura è girato, qualcuno, cioè, ci ha battuto. La luce dove dovrebbe essere. Non sono mantenuti, la luce non c'è. Tra l'altro quello lì di destra tra un po' casca per terra. Ma no, non fanno quasi niente, dai, questo lì.
No, ci vorrebbe una luce. Dovrebbe essere illuminato il passaggio. Ma infatti pedonale. Sotto ce l'ha la luce, ce la dovrebbe avere, ma non funziona quasi niente. Ormai sono vecchi, stravecchi. Quindi questo, insomma, dopo tutti quegli incidenti, tutto quello che è successo, questa è la prima cosa che si doveva fare, ad esempio. Assolutamente sì, ma non si è fatta, non si è fatta. Si è fatta soltanto questi due sopralzi sulle strisce e basta, niente altro. La precedente amministrazione. Aspetta, che c'è stato anche vigili, un controllo dei vigili inizialmente, solo dopo i fatti mortali che sono avvenuti. Lo ricordo, sì, che facevano, e poi sono spariti anche quelli. Dopo un po' sono spariti. E tutto è tornato nella normalità. Eppure, insomma, è una zona tra le più trafficate di Arezzo e insomma, attraversare anche non solo in questo punto ma anche più avanti o più indietro è un'impresa. Esatto, è vero, hai ragione. Comunque, addirittura queste macchine sfrecciano anche quelle, chiamiamole d'epoca. Va bene, e speriamo, insomma, che il comune, la nuova gestione, come la vogliamo definire, del comune di Arezzo, che c'è da un anno a questa parte. È già un annetto. È già un annetto, bisogna che. C'ha solo 3 anni e mezzo, perché poi gli ultimi 6 mesi, sai, è come dicono gli ultimi giorni di scuola, non si fa niente. C'è già finito, perché. Esatto, e quindi sono 3 anni e mezzo, 3 anni e mezzo qualcosa per vedere che ha fatto, altrimenti se no. Per ora, quanto ha fatto secondo te? Cioè, in questo anno, come lo giudichi? Primo una anno della giustizia. Solo la giostra. Una giostra in più. Quindi la differenza è una giostra in più. Per adesso è una giostra in più. Poi staremo a vedere, dai. Diamogli anche tempo, perché per fare i progetti, la burocrazia fa perdere una mare di tempo. Vediamo un po' quello che poi arriverà di qui a qualche anno. Per adesso abbiamo una giostra in più. Vedremo. Va bene. Grazie. Ciao.